l'Epifania per noi ragazzi era una delle feste più importanti, perché si aspettava la Befana. Ma c'era una tradizione particolare, la vigilia. Andavamo a bussare alle porte dicendo: «Ziolina, ziolina, ce la date un po' di Befanina?» Ma eravamo dei branchi di ragazzi, ognuno avevamo chi il panierino, chi il sacchetto, insomma tutti eravamo attrezzati per ricevere questi doni. E le persone erano contente di donarci, però erano cose misere anche allora. E magari sempre i mandarini, perché i mandarini a Natale era un frutto, diciamo, che si diceva. E poi ci davano qualcuno qualche caramella, ma poi, se no, noci, nocciole, tutta roba così. E felici e contenti tornavamo a casa, insomma, portando questa roba ci avevano dato. E poi la sera i genitori ci dicevano di andare a letto presto, altrimenti la Befana non sarebbe venuta, perché se sentiva parlare ancora i bambini, la Befana non sarebbe scesa dal cammino. Quindi io e mio fratello, a un'ora abbastanza presto, andavamo a letto, ma non si dormiva, perché dall'emozione della Befana. E mio fratello era un po' birboncello anche nei miei confronti, perché magari si sentiva tirar vento, no? Perché allora le case erano a tetto, quindi anche la camera, se c'era una ventata, si sentiva. E lui diceva: ecco, questo è l'evento che arriva la Befana, via sotto le coperte, perché la paura ci sentisse anche fiatare. E mi ricordo, insomma, era bello, ma anche un po' sofferto. E alla mattina c'era al caminetto attaccato le nostre calze, io calzerotti, un calzerotto e calzino del fratello, via a guardare cosa c'era, senza rendersi conto che di molta era la roba che avevamo portato noi. E poi qualcosa mancava anche dall'albero, e non mancava la cenere e qualche carboncello, perché se avevamo fatto un po' i birichini, ci si meritava. Però tutto sommato eravamo felici.